Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quello sul Server 2, siamo su Unearthed. Madonna! Ma che... Come si salta sto gioco? Allora, si corre con L. Mamma mia, io ho paura di fa... Ma poi si incipolla da solo. È pessimo, che cos'è? Non si vede un cazzo, è troppo buio per continuare, non vedo niente. Ah, quindi lui diventa zoppo se è buio. Non puoi neanche camminare. Ma scusa, ma quindi? Quindi torna indietro, premi in su, ci sarà un aiuto. Eccolo. Hai capito, è semplice, basta trovare le torce. Questo ti fa vedere la bellissima... E poi vai piano. Adesso sono curioso di vedere l'illuminazione... Madonna santissima dell'incoronata. Dove devo andare? Devi strusciarti muro a muro. Mamma mia. Io ragazzi vi vorrei veramente qui vicino a noi perché... Madonna. Madonna mia. Madonna, veramente. Cioè, e noi ci lamentiamo che il nostro gioco ha dei problemi. Cioè, veramente. Questo c'ha 10.000 lingue. Ma io guarda, io glielo farei giocare al nostro programmatore. Hai paura del buio? Ricordi quel programma che guardavamo da piccoli? Si chiama Metti le torce attraverso il muro. Il programma si è riaccesa la torcia. No, guarda verso il muro. Se guardi verso il muro, la torcia si spegne perché si compenetra. Ma sei sicuro che? Sì, sono sicuro. Ma dai, non è possibile. Madonna, io non. Intanto arrivano messaggi a Redez. Taradantata, gioco io. Quando Faris sta per cadere in una direzione, premi L nella direzione opposta per tenerli in equilibrio. Vabbè, questa è la tipica cosa. Dai, fatto, a posto. Cioè, soltanto quella volta ha perso l'equilibrio. Se io volessi usare la pistola, tipo... Ah, deve lasciare la cosa e poi... Madonna benedetta. Perché ogni tanto si tocca i piedi? No, ragazzi, è veramente il peggior gioco che abbia mai visto nella mia lunga carriera videoludica. Io vi ricordo che noi abbiamo iniziato a giocare quando i giochi erano un ammasso di pixel e non abbiamo mai visto una roba così imbarazzante. Ecco qua, perfetto. Sta crollando tutto, classica scena alla Indiana Jones. Adesso cerchiamo di evitare questi pallonzoli. Ecco, guardate con che agilità. Che cosa è successo? Collisioni veramente fatte con il culo. Madonna, ragazzi, se voi sapeste quanto è legnoso il controllo di questo gioco, credo che la mummia si trovi qui. La porta è chiusa a chiave, però. Ci sono due stanze alla... Madonna, ricordi i due meccanismi di cui ti ho parlato? Direi che sono proprio quelli. Devi trovare due pugnali d'oro e usarli per aprire questa porta. Devo trovare due pugnali d'oro. Ok, Dania. Va bene, Dania, vedo una delle due statue con un pugnale dall'altra parte della stanza. Dove lo vedi, testa di cazzo? Dov'è il pugnale? Ah, eccolo là. Perché? Cos'è appena successo? Oh, Madonna. Oh, Madonna. Allora, di nuovo ste chiacchiere. Dai. Quanto fa schifo. Cos'è quella cosa che brilla lì? Cos'è? Ho preso una roba. No. Ovviamente adesso ricomincia tutto. Oddio, che odio e che ansia. Cioè, non è che mi fa ricominciare da là, mi fa ricominciare da fuori alla porta. Con questi cazzo di... No. Ragazzi, scusatemi, è che mi sto innervosendo, ma a bestia proprio. Noi cercheremo di separare questi gameplay in spezzoni fruibili da un essere umano con una pazienza media. Quindi adesso stacchiamo e ricominciamo. Ok, ragazzi, siamo tornati, c'è anche Redez adesso. Cosa devo... Allora, devi raggiungere il pugnale d'oro, lo vedi? Il pugnale d'oro lì in fondo. Però se tocchi il pavimento sotto di te, ricominci. Ma dove devo? Devi passare qua, però devi correre perché sennò non hai abbastanza slancio. E adesso ricominci, ma non da lì, da fuori alla porta.
così. Devi mandare avanti il dialogo, se no non puoi muoverti. No, 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 no. Quella è una porta che devi, in cui devi infilare due pugnali d'oro. Ma veramente stai facendo? Vai. Bravissimo. Stessa velocità, stessa aggressività per passare di là. No, secondo me ti devi appendere. No, 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 devi saltare. Bravo. Non si è appeso. Ma perché si appende pure? Sì, si appende, però nessuno te lo dice. E questo gioco in effetti si appende. Ma è uno schifo. No, 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 da qua sono venuto. È una delle cose più brutte del creato, veramente. Ma io veramente gli farei causa. Just cause gli farei io. Ok. Vedi? Vedi? È la stessa cosa dovresti fare di là. Ma non devi saltare nell'angolino, che lo sai che le collisioni fan cagare. Senti, io sono esterrefatto. Non riesco a parlare, sono proprio bloccato. Sei stereofatto. No, davvero, ma... Allora, dovete sapere che... Madonna. Gli sviluppatori sono arabi, ok? Secondo me però... Dai, cazzo! Dai! Porca puttana! Ma sei un idiota di merda se non t'appendi là! Oddio, oddio, che schifezza! Oddio! Mi ha bloccato la visuale! Perché è partita la... Io credo di avere un odio... Tanto per il Dio, diventerò bravo in questo gioco, lo finirò, ci farò un light speed, ci farò tutto quello che volete, è il gioco più bello del mondo, ragazzi. Scusa un attimo, ma Y, ma che si... perché si deve premere? Così per... Non avanza di un mezzo centimetro. Oddio. È terribile, mettiti bene. Sì, ah, no! Dai, dai! Madonna! Vaffanculo, vaffanculo, prendi in mano il joystick e fai quello che cazzo vuoi. Si chiama joypad. Si chiama joypad. Ma non mi interessa. In questo caso è uno strumento di tortura molto raffinato. Che cos'è? Perché ti dici di prendere la Y? Aspetta, aspetta. Se io premo la Y, cosa succede? Allora, ho capito. Mica devi premere Y prima di andare avanti. Madonna. Allora, ascolta, qua devi sbloccare qualcosa, se non ti fa saltare. Io lo so cosa devo sbloccare. Io devo sbloccare l'achievement bestemmia violenta. Aspetta, vai piano, perché funziona così sto gioco. Vai piano. Ok, Johnny. Va bene, vedo una delle due strade. Deve esserci un modo per arrivare lì, ma non mi sembra troppo sicuro arrampicarmi per raggiungerla. Ok, X, premi X, premi Y. Te l'ho detto. La macchina. Oddio, oddio. Per favore. Perché stava lì? Chi ce l'ha messa? Come... In un tempio egizio. Chi ci ha messo una macchinina? Ed è incontro. Cioè, scusa, prova a guidare, prova a guidare. Oddio, oddio, uccidili. Adesso devi... Hai capito che cosa? È incontro. Ragazzi, la macchinina è incontrollabile. È una roba... No, mi piace pure la telecamera. Ragazzi, abbiamo sbagliato a non mettere la facecam, secondo me. Ah, oddio, oddio, oddio. E mi sto a sentire male, io non ridevo così da anni. Sì, ma io sto male, però. Io non ridevo così da anni. Cos'è successo? Devi metterti un cazzo in culo pure. Ah no, aspetta, forse. No, no. Cioè, allora, vai, vai, passa lì, passa lì. Io ho paura. Ho veramente paura. Tranquillo, vai, vai, vai tranquillo. Credi fallo, in te. Fallo per me, fallo tu. Ma porca puttana. Cioè, in quell'altro non si attaccava perché questo... dovevi prendere la macchinuccia di merda. Ma che sta succedendo? Perché si è arrivato sulla pedana e ti fa vedere che l'odio profondo. Madonna. Madonna. Allora senti, mi spieghi che ci fa una macchinuccia qui dentro? Io non ne ho la più pallida idea. Ma dai, il coltello. No, tieni, io ho troppa paura. Il coltello d'oro è nostro. Il coltello d'oro è nelle nostre mani. Vai piano, per l'amore di Dio, vai vai piano. Nice. Oh. Ma devi tornare indietro però. Ma che
ci vuole a tornare indietro? Che ci vuole? Basta basta riprendere la macchinina. Fai marcia indietro e basta. Non ti muovi, perché tanto non servirebbe muoversi. La velocità è uguale, la stessa. Non va più veloce. Vabbè, forse un pelo. Okay. Perché poi vogliamo parlarne di questa macchinuccia. È inguidabile. E guarda quanto è brutta. Quanto è veri Dio è inguidabile. Madonna. Ecco, è pericoloso. Oh. Glitch in arrivo. Fai. Madonna. Ma che... Ma hai visto come si è buttato? Ah, oddio, che schifezza, ragazzi. È terribile. Che sta succedendo? Ecco. Oh, ragazzi, allora. L'altro? L'altro sta là di qua. Comunque, questo lo prendiamo nel prossimo episodio, ragazzi. Madonna.